Quando ho iniziato tanti anni fa a fare questo meraviglioso mestiere, straordinaria arte che è il network marketing, mi sono innamorato. Credo che per ottenere un grande risultato nella propria vita, anche nel network marketing, ma in qualsiasi cosa, sia importante fare le cose con grande passione, con amore. Per quello il momento migliore è oggi, è adesso. Non deve venire. Questo è il momento migliore per andare fuori e seguire le persone che ci stanno aspettando a casa e raccontare quello che avete vissuto e lavorare con loro. Questo è il nostro lavoro, questo è l'aspetto più importante in assoluto. Questo sogno era diventato così grande come in realtà avevo sognato, perché raccoglieva i sogni di tutti voi che oggi li state condividendo con altri, e quindi c'era una necessità che andasse oltre la persona che l'aveva immaginato. E allora la mia ricerca dei co-founder era proprio anche in questa direzione: individuare quelle persone che avessero competenze, valori umani di altissimo livello, affinché il progetto non dipendesse più da una singola persona, ma da un team di persone. Un'idea è grande, un sogno è grandissimo quando va oltre alla persona che l'ha sognata. Noi ci stiamo vivendo il secondo Global Event e in questa sala ci sono 1700 persone che sono sedute una vicino all'altra e ancora non vi vedo interagire tra di voi. Quindi sapete questo cosa significa? Che noi stiamo perdendo un'occasione per allenarci ad essere performanti per il nostro business, che si basa sulle relazioni umane. Siamo pronti per allenarci? Sì o no? Siamo pronti per splendere nel 2020? Sì o no? Ecco, e allora facciamo tremare questa arena. Vedete, c'è un alfa e una beta, il che significa che c'è una fase di area test, la fase in cui tu hai l'idea e poi ne parli e normalmente ti dicono non si può fare. Insomma, alla fine si trova una soluzione, ma ci vuole del tempo per fare le cose come si deve, e per poterle fare come si deve bisogna testarle. Ed ecco che si entra in una fase che si chiama alfa. È importante che noi capiamo che viviamo di fasi alfa e beta per quanto riguarda applicazioni tutti i giorni, probabilmente le usiamo e non lo sappiamo. Quella che vedete è qualcosa che per qualcuno forse sarà un aspetto interessante, per gli addetti ai lavori, per altri magari è un pezzo di alluminio presso fuso e non si sa che cosa sia. Diciamo che più o meno è la situazione in cui ci troviamo oggi. Stiamo costruendo questo pezzo di alluminio presso fuso, tecnologicamente invidiabile ma poco percepibile. In realtà quello che state vedendo è questo. Quindi ritorniamo all'inizio: un'idea ha bisogno di tempo, dateci il giusto tempo, poi gli altri mangeranno la polvere. La nostra rete è il bene più prezioso, è fatta di persone, un gruppo di persone che condividono un obiettivo comune può raggiungere l'impossibile. Qui in sala ci sono persone che l'impossibile l'hanno già raggiunto. Io dico, una compagnia di network marketing, un progetto del genere, è come una squadra di calcio, è come una fede. Avere le idee chiare di dove stiamo andando ci rende più forti. Andiamo avanti, continua, una fonte di ispirazione, e continuiamo a crescere.